Buonasera amici telespettatori di Teleprima, ben ritrovati alla nuova puntata di Il Personaggio. Stasera avremo l'onore di intervistare Clemente Mastella, il sindaco di Benevento. Ovviamente l'intervista verrà effettuata da remoto per osservare tutte le disposizioni in materia di coronavirus di questi ultimi tempi e anche la zona rossa dell'intera Campania. Buonasera dottor Mastella e grazie per aver accettato il nostro invito. Sì, buonasera a voi. Ecco, prima di parlare dell'emergenza coronavirus, volevo ricordare appunto che il 23 novembre 1980 l'Italia intera fu sconvolta da una vicenda che è purtroppo rimasta sui libri di storia, il terremoto dell'Irpinia. Cosa ricorda di quei momenti e di quelli successivamente dopo? Ma guardi, ricordo molto bene perché era San Clemente, quindi ricordo questa giornata. Apparentemente per me felice all'inizio e invece alla conclusione alle 19:34 quando c'era a casa mia anche il sindaco allora di Benevento e una serie di amici che erano venuti a farmi gli auguri e si interruppe la giornata in maniera drammatica, un grande boato, poi dopodiché le luci furono spente completamente, buio totale. Mi ricordo scendemmo dalle scale mia moglie e i bambini che erano piccoli allora, i miei figli che erano piccoli, portammo in braccio l'uno e l'altra, stando attenti ad evitare che le scale potessero determinare una forma di consunzione legata al dato tellurico. Poi mi ricambio paese a Cepparone, che stavo a Benevento allora, e molto lentamente con la macchina, perché non sapevamo se ponti, perché non vedevi nulla, i ponti erano caduti, c'era nebbia fitta anche. Dopodiché arrivai là e trovai tutta la gente del mio paese che era all'addiaccio, quindi era fuori, iniziarono a vedersi i fuochi, eccetera, insomma era intorno alla gente spaventata. Ed ebbi la possibilità di telefonare allora a De Mita dalla casa del nonno di mia moglie, nei 5 minuti in cui ancora residuarono la possibilità della funzionalità dell'apparecchio telefonico, perché dopo i 5 minuti in cui chiamai De Mita non ci fu più linea di collegamento anche da noi. Chiamai e decidemmo una forma di strategia perché allora c'era questa nostra sinistra di base, molti lo ricorderanno, anche noi siamo un po' nella storia di questo paese, e il gruppo Irpino e Sannita con me, De Mita, Mancino, Gargani, Salverino De Vito, Bianco e Mastella per Benevento. E dicevo una strategia che loro stavano nei loro paesi a contatto e come dire, a verificare le condizioni drammatiche della propria gente. Perché Avellino fu la provincia che più fu sconquassata dal punto di vista del terremoto, io sarei andato a Roma a parlare in Parlamento, cosa che feci il giorno dopo. Difatti, io parlai alla Camera chiedendo interventi per queste nostre realtà, diciamo, terremotate di cui non si aveva contezza, che allora l'Italia si rese conto di quello che erano le zone interne della Campania, e parlai per chiedere questi aiuti e questi interventi. Quindi ricordo molto bene quello che avvenne in quella circostanza. La Campania da più di una settimana, anzi quasi 2 settimane, è diventata Regione Rossa, un cambio veloce, forse un po' troppo repentino, dato che non ha mai passato la fase intermedia, quella arancione. Lei, da sindaco di una comunità che sta vivendo una situazione ben diversa da altre realtà, della regione, ha sempre criticato questa scelta ancora prima che venisse attuata. Come mai? Ma guardi, perché ritenevo che la logica dell'articolazione cromatica non corrispondesse al dato reale, ma questo riguarda anche non solo le province, ma anche all'interno delle stesse province, perché l'area di Caserta, ad esempio, dell'Alto Casertano è un po' diversa dall'area più dirimpettaia dell'area metropolitana napoletana, dove c'è stato, diciamo, il focolaio maggiore, anche se devo dire in piena coscienza che negli ultimi tempi c'è una salita in quota per quanto riguarda il picco dei contagi anche in provincia di Benevento e altrove, anche se siamo contenuti, noi siamo al 98esimo posto in graduatoria sul piano, diciamo, del contagio che si è determinato tra le persone, tra i cittadini della propria comunità. Detto questo, io pensavo che la cosa più logica era quella di fare un lockdown totale per 21 giorni, dopodiché ci saremmo tutti quanti rinfrancati, era più semplice, come se tu. Anche quelli che lavorano dicono: ma noi si chiude, sì, ma se tu stai male o pigli l'infarto, devi stare per forza a casa tua, non devi morire. Facciamo conto di un infarto sociale, un infarto sanitario, così tutti quanti a stare dentro casa. Invece vedete che stavolta abbiamo preso un po' molto alla leggera, non ci sono i controlli molto miti, mitigati, Orlando. forse.
è un po' umma, come si dice dalle nostre parti, no? E anche dalle vostre. Quindi, questo non so se sia un atteggiamento, questo consolatorio, che corrisponda al dato che ancora rimane fortemente drammatico. Non so i dati di stasera come sono, ma insomma, anche la Campania oramai ha i suoi problemi grossi. Peraltro devo dire che poi a vedere questa confusione di virologi, uno pensa in un modo e l'altro in un altro. Le istituzioni litigano tra l'interno del governo, l'opposizione uguale, la filiera istituzionale tra governatori e governo. Devo dire che quello che è riuscito a recuperare in unità nazionale il virus, perché prima era soltanto concentrato alcuni mesi fa al nord, stavolta anche al sud, siamo riusciti, come dire, a destabilizzare noi l'unità nazionale attraverso l'esercizio di una politica politicante un po' perversa. Qual è quindi la situazione reale a Benevento in questi momenti, in questi giorni? L'indice RT degli ultimi giorni è stato forse sovrastimato, cioè le ultime rilevazioni davano persino la zona di Benevento e anche quella di Avellino, come se avesse un indice di trasmissione dei virus molto più alto della zona interna di Napoli. Come si spiega questo dato? No, perché il calcolo è RT, lei fa riprendere RT con 1. Sì, Beh, quello che ha fatto il Repubblica hanno conteggiato a livello nazionale, infatti ho parlato anche con l'estensore Combocci, che era diciamo, l'estensore dell'articolo. In realtà noi infatti conteggiare RT1. Se tu ad esempio a Napoli tieni 3.000 casi e poi nel corso della settimana ne aggiungi 300, rimane 1 e qualcosa. Se Benevento ce n'ha 50 reali, ne aggiungi 50 altri, per cui la somma fa 100, tu arrivi a 2 e qualcosa. Quindi è un conteggio un po' strampalato quello che arriva. Tant'è vero che è stato contestato dall'Accademia dei Lincei, questa formula che viene utilizzata in maniera con l'algoritmo, che è un po' bislacco, devo dire la verità. com'è la situazione a Benevento città e in provincia, se ne è conoscenza, riguardo agli ospedali? Quanti sono i casi in questo momento in terapia intensiva e nei reparti degenti Covid? Ricordando che gli ospedali di Benevento hanno aiutato moltissimo i pazienti napoletani nella prima parte di questa seconda ondata di coronavirus. Sì, non avevo dato Napoli, però come ho spiegato stamattina con l'appello che ho fatto ai miei concittadini, ora quelli che stanno negli ospedali di Benevento sono di Benevento, non più di Napoli. Cioè nel senso che è aumentato anche la cifra che ci riguarda e ci tocca direttamente. Quindi prima abbiamo fatto il dato ospitalità, il rapporto fino a 15-20 giorni fa era di 60 a 40, 40% anche 45 erano di fuori Benevento, il 60 erano beneventani. Oggi invece, ahimè, insomma, è cresciuta l'area beneventana contagiata e quindi siamo stati a utilizzare le strutture per quello che è, per quello che è possibile. È ovvio che ci sta anche una forma di pressione sugli ospedali che insomma è dovunque, dovunque in Italia, non è che insomma, è fuori misura Benevento, c'è dovunque perché ti arrivano persone che magari non vorrebbero andare in ospedale, però arrivano al pronto soccorso, altri che arrivano e vogliono a tutti i costi andare al pronto soccorso, quindi intasano un po' da questo punto di vista. Forse bisogna un po' recuperare una dimensione di medicina difensiva, diciamo, un po' prima di arrivare alla torre da espugnare che sono gli ospedali nelle nostre zone. In uno dei suoi ultimi post su Facebook, lei parlava appunto di casi specifici di cui è venuto a conoscenza, che ha visto proprio dal vivo, come un dipendente comunale che le ha chiesto una mano per difficoltà respiratorie, perché stava, appunto, non riusciva a respirare, non capiva come risolvere la sua situazione. Una signora a cui le è stato portato via il marito a causa del virus. Cosa vorrebbe dire a chi non crede alla reale emergenza in cui si trova il paese? Non sto facendo un discorso di chi non crede proprio alla portata del virus, ai cosiddetti negazionisti. Io faccio un discorso su chi non crede che un periodo eccezionale richieda misure eccezionali. Ma guardi, ho citato questi casi senza, per ragioni, diciamo, di opportunità e di rigore morale, senza citare le persone, però perché ieri è stato il momento più drammatico per me di questo mio dipendente che mi ha chiamato disperato chiedendomi aiuti. Aiuto e per vedere che fare. Lui stava da alcuni giorni a casa sua con la bomba d'ossigeno ed era, diciamo, in una condizione veramente drammatica. E io, tra virgolette, ho costretto l'ASL ad andare subito. Poi sono andati i medici là, sono stati molto bravi, devo dire l'ASL in questo caso si è applicata molto bene, però che è successo? Che poi volevo andare in ospedale. E allora mi hanno chiamato le figlie per chiedermi di intervenire su di lui per convincere ad andare in ospedale. È andato in ospedale. Ora è ancora là perché non si trovano possibilità di accesso a luoghi, diciamo, che lo riguardano direttamente. Così come una persona
persona autorevole, è morto il marito anche per ragioni di diciamo, sopravvivenza del coronavirus. Poi si può discutere, questo arriva su organismi che sono già lesi di per sé per altre cause e questo è della concausa, però in realtà, come vedi, insomma, si cresce da questo punto di vista, cioè erano fenomeni che non c'erano prima. E questo la dice lunga su quello che dobbiamo fare. In attesa di questo dato, che per fortuna non è un miraggio, però non ci saranno le terapie efficaci da subito. Noi aspettiamo il vaccino, ma nessuno dice che qual è la cura. Tutti quanti dicono il vaccino, dato preventivo, ma chi lo tiene già? Che succede? Milioni di quelli che sono affetti da questo e saranno ancora dopo, milioni e milioni, come si fa a curare tutto questo? Cioè è vero che oggi c'è una minore comprensione del fenomeno, del problema, di quanto sia stato all'improvviso, non avendo sentinelle adeguate, perché in realtà il virus è arrivato non avendo l'Occidente, in modo particolare anche i cinesi, i russi, eccetera, fornito una forma di controllo del territorio, cioè un po' come quando arrivavano i saraceni, se avevi il controllo delle coste, qualcuno avvertiva, tu ti spostavi salendo sopra, non nelle montagne vicine. Se viceversa nessuno controllava, magari la sera bivaccavano e come è stato durante l'estate, si erano divertiti, eccetera, è ovvio che quello arriva e ti fa fuori a tutti. Così è stato pure qua con il virus. Di iniziative nel contrasto all'epidemia ce ne sono state veramente tantissime, delle più disparate. Lei è stato il primo, già a settembre, a ritardare di una settimana l'inizio delle lezioni in presenza ed è stato appunto poi criticato per questo motivo. Tra le regioni è stato poi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a chiudere per prima la didattica in presenza. Cosa ne pensa lei di questa scelta che il governo ha prima criticato aspramente e poi si è ritrovato a proseguire? Ma guardi, si possono cambiare opinioni, questo non mi pare evidente, poi le opinioni vengono cambiate non per scelte fatte da capocchia, ma da ognuno di noi, ma per scelte che si comparano con quello che è il dato reale, insomma, della situazione reale, questa è la verità. Sa, sulla scuola è una mia opinione, cioè nel senso che non sai mai dove è la giustezza di proposti. Certo, sul piano educativo la didattica in presenza è di gran lunga diversa da quella a distanza, però quella a distanza avviene per ragioni, diciamo, di contenere il contagio del virus, perché ne abbiamo avuto già l'esperienza, benendo, ma credo anche altrove, abbiamo aperto le scuole, io dopo, subito dopo, il giorno dopo, ho dovuto chiudere una scuola perché era contagiata da una serie di bambini di insegnanti, poi ho ripreso, poi un'altra volta in un'altra classe, è ovvio che sarà così, ma per una semplice ragione che non è vero quello che si dice che le scuole di per sé non sono contaminate, no. Cioè, nella società è così, se nella società ci sta il 14-15% nel dato il rapporto con il dato diciamo, dei tamponi con i positivi, e questo avviene a società esterna, a società interna, più interna che quella, diciamo, del piccolo spazio di clausura della scuola. Mi pare abbastanza evidente. Non mi sorprende né l'uno né l'altro, ma ritenete che là si salvi, perché tu esci fuori? Poi abbiamo avuto i trasporti che erano quelli che erano, quindi a questo punto di vista era un problema. È ovvio che se tu arrivi sugli autobus urbani, soprattutto extraurbani, perché mentre gli autobus urbani, ad esempio, io qua ho deliberato, quindi ho fatto già il provvedimento, perché io ho fatto una serie di provvedimenti un po' che sembravano stravaganti, che poi invece, come quello del fumo, ad esempio, Sì, questo la mia stavo quasi per opposizione qua, la dire. mia opposizione, in maniera, diciamo, da, se così, ha criticato. Poi il giorno dopo ha fatto subito Milano, dice Milano è così una, io ho fatto già prima. Ho fatto ad esempio un'altra cosa, quello delle panchine, in cui posso stare massimo due persone. Perché? Perché le panchine sono il luogo del contagio umano delle persone, soprattutto di quelli più anziani, ma anche il contagio sul piano del virus quando la situazione è di questi termini qua. Per cui bisogna stare molto attenti. Ecco, non so, quello, io ho fatto anche un'altra cosa, perché ad esempio questo è il periodo nel quale molte persone entrano in crisi con se stessi e ho messo a disposizione, già la prima volta e anche ora, psicologi gratis a cui i miei concittadini possono rivolgersi. Così come psicologo sono andato anch'io perché mi chiamano tutti, io ho dato il mio numero privato a tutti i cittadini, ognuno mi chiama. Qualcuno anche in maniera molto arrogante, io gli dico, ma come ti permetti di utilizzare questa arroganza? Ma lei mi ha dato il numero, ma questo non le consente di essere arrogante, no? Rispetto, capisco il problema e quindi mi chieda, perché io poi al sindaco fanno riferimento tutti, anche alle difficoltà che la SLA, gli altri hanno all'ospedale, tutto è in capo al sindaco, cioè lei il sì, però io non so, né il paritetico né il direttore dell'ASL né dell'ospedale.
Ecco, appunto sulle disposizioni che lei ha dato, sulle ordinanze, come sono state prese dalla popolazione? Guardi, la gente ritiene che se tu gli dai una mano per salvarli, credo che alla fine, no? Se poi sei lontano, è come dire, noi ci ricordiamo del santo quando siamo in difficoltà, poi passato il santo è la stessa cosa pure per me magari. Infatti, per presentare il prossimo anno all'elezione, ho detto io faccio, o il prossimo anno vinco in maniera così, oppure faccio fini Churchill che portò gli inglesi a vincere la guerra e fu fottuto dagli inglesi. Quindi può essere, no, spero di no, faccio un po' di scongiuri, però spero di no. Facendo un rapido discorso, sempre sulle fasce decise dal governo, si parla oggi di una probabile riapertura di tutto in periodo natalizio, con alcune, ovviamente alcune limitazioni, ci saranno bar e ristoranti che chiuderanno dalle 18 in poi, ci sarà una specie di coprifuoco dalle 22 o forse dalle 23 in poi, ovviamente saranno proibiti gli assembramenti e anche le visite familiari saranno circoscritte. Ecco, non si rischia di fare la stessa fine dell'estate, cioè nel senso per riaprire tutto, per dare un po' di ossigeno anche alle attività. C'è questa possibilità che poi ci si ritrovi punto a capo. Ma temo di sì, anche se tutti i paesi europei stanno facendo un po' così, quindi anche gli inglesi, la Germania, la Francia apriranno un po'. Il problema è che non dobbiamo aprirci noi. Cioè, diciamo, qualsiasi dato censorio da parte dell'amministrazione, la polizia, di controllo altro, se non c'è l'autocontrollo nostro, non se ne esce. E quindi noi dobbiamo soltanto autocontrollarci. Cioè, tu puoi aprire anche fino alle 18 di sera, ma se non porti la mascherina, se non fai le cose che devi fare dal punto di vista della profilassi particolare, non debelli il male. E purtroppo questo male è un male terribile, è drammatico, e quindi bisogna stare molto molto attenti. Allora, io credo che la cosa più importante sia quello, certo, di aprire per un po'. Io consiglio anche un'altra cosa, l'ho fatto stamattina consigliando ai miei concittadini, di utilizzare innanzitutto per quanto riguarda i consumi, consumate Campano, a Caserta, prodotti casertani, prendo prodotti beneventani, cioè questo fare. Quindi anche contrastando la stessa Amazon. Allora direi, fate piccole Amazon locali, ai piccoli imprenditori locali o magari commercianti, fate piccole, e noi abbiamo il dovere morale di venire incontro a queste persone che vivono un momento certamente abbastanza di disagio economico e di disagio finanziario. Anche riguardando i ristori per attività commerciali, non è forse una cura palliativa, cioè che non risolve completamente il problema delle difficoltà economiche che stanno vivendo appunto gli esercizi commerciali in questo anno disastroso? Chi ha creato questo? Non è la colpa del governo, oggettivamente. Questo governo da parte è quello di questi ideologi del cavolo che non vogliono i 37 miliardi, insomma, si capisce per quale presunzione ideologica i 5 Stelle non li vogliono. Soprattutto per il Sud sarebbe invece una panacea per quanto riguarda le strutture sanitarie della Campania e del Mezzogiorno. Però non è che insomma, il virus è venuto perché il governo non ha fatto e non ha realizzato, è arrivato in tutto il mondo, quindi non è che puoi stabilire le condizioni per cui è colpa tua, non c'è colpa tua, qui tendi di fare qualcosa, però se poi tu dilazioni le tasse, non puoi pagare le tasse, no, dove prendi i soldi? Cioè non si capisce dove arrivano, facciamo sforamenti di bilanci ogni settimana, ma siamo arrivati a un indebitamento di 2-3 mila miliardi, ormai per quanto riguarda l'Italia, che pagherà i nostri nipoti, non manco i figli forse. Quindi bisogna stare attenti a questo punto di vista. Allora, poi bisogna utilizzare anche questa occasione un po' drammatica, lasciando in piedi e venire incontro a quelli che sono in grado di stare in piedi, a quelli che invece sarebbero finiti e soccombendo già prima, perché già prima chiudevano 10.000 negozi ogni mese, credo, in Italia. Quindi era veramente una tragedia. Perché oggi qualsiasi ragazzo, i nostri figli o nipoti, va sulle cozze, non compra più dove si comprava tradizionalmente nei luoghi di prossimità, insomma, del contagio di natura commerciale. Quindi il mercato è cambiato completamente, dobbiamo adeguarci anche da questo punto di vista. Però se non facciamo questo, poi dopodiché finiranno anche i soldi, per quanto riguarda pensa alle piccole e medie imprese, in modo particolare, non alle grandi che riescono a salvarsi magari. Ma le piccole e medie imprese, quando sarà finito la forma di assistenza data dalla cassa integrazione continua fino a marzo, poi dopo marzo che succede? Saranno tutti licenziati, che diventa un problema oggettivamente.
Un messaggio alla popolazione, cioè non solo di Benevento e provincia, ma proprio tutta la popolazione campana o nazionale, un messaggio perché proprio in questo periodo, facendo ognuno la propria parte, possiamo aiutare a diminuire il contagio, ad arrestarlo. Che cosa vuole dire la popolazione, visto che anche negli ultimi tempi ha denunciato un po' di eccessivo rilassamento da parte anche dei cittadini di Benevento? Sì, no, quello che mi è dato a fare, ma questo è applicato più alle persone anziane come me, le quali stanno scrupolosamente osservando le regole, mentre sono un po' più i giovani, che cui io dico abbiate cura di voi stessi, ma anche dei vostri nonni, dei vostri papà e mamme, perché è più facile che un giovane che gira di più, si muove di più, per un dato della giovinezza come tale, poi ritorni in casa e finisce per contagiare il papà, la mamma, i nonni o gli zii, quindi questo è quello che perché il massimo contagio, il 77% è calcolato dal CTS è determinato dal contagio familiare e quindi bisogna stare molto molto attenti da questo punto di vista, per cui insomma l'invito mio è cautela di uscire il meno possibile, tanto non è che ci sono motivi particolari che non bisogna a tutti i costi, insomma è un po' di pazienza diciamo che bisogna mantenere e di resilienza, cioè resilienza non è la semplice resistenza, la resistenza è quella di resistere e andare in avanti, non è che resisti soltanto, quindi questo bisogna applicarsi alla resilienza, questa parola che è tornata di moda prepotentemente. Prima di concludere, passiamo a un argomento un po' più leggero. Il campionato di Serie A continua, non si è fermato per l'emergenza coronavirus, a differenza di marzo. Il Benevento in questo momento è in Serie A e sta vivendo un'esperienza completamente diversa rispetto a quella vissuta qualche anno fa, quando era appunto la sua prima esperienza nel campionato maggiore. E come sta andando questo campionato? Domenica c'è stata appunto la vittoria fuori casa contro la Fiorentina, che aveva in panchina Prandelli dopo 10 anni, una squadra di questo tipo, ricordando anche lo straordinario campionato di Serie B stravinto l'anno scorso, una squadra di questo tipo può dare lustro alla città di Benevento. Sono contento, peraltro ieri per me era, fosse stato diciamo fino a 3-4 anni fa sarei stato in grande difficoltà, cioè pur volendo bene al Benevento dall'altro lato i proprietari, i miei amici, i fratelli della Valle, quindi che sono per me come fratelli e allora pur facendo il tifo insomma, che sono a Firenze non mi sarei alzato in aria a festeggiare, come fanno i calciatori di quelli che hanno giocato con la squadra e segnano contro la squadra poi hanno giocato precedente, avrei fatto pure la stessa cosa. Quest'anno è stato liberatorio per me, cioè nel senso che non me ne frega più nulla a Fiorentina di Della Valle, quindi ho fatto come ho fatto il tifo per il Benevento, e quindi il Benevento è andato bene, è andato male il Napoli invece purtroppo, e mi dispiace, per il Benevento ha fatto una bella partita, e ha ragione Inzaghi quando dice che la partita sbagliata, il Benevento sta contro la spalla, e a Verona potevamo conquistare un punto, perlomeno il pareggio, questo era molto molto importante. Però insomma, ecco, mi ha detto anche lei, quest'anno vedo un Benevento un po' diverso, ecco, molto diverso da quello della prima esperienza, che indubbiamente fu un'esperienza un po' traumatica per noi. Durante la prima esperienza c'è stato un ricordo importante, il primo punto in Serie A del Benevento con il gol allo scadere del portiere Brignoli. Mi ricordo, tutti quanti, che dei nostri telespettatori si possono ricordare delle lacrime di commozione del pubblico al raggiungimento di un traguardo, anche se la squadra era ormai condannata alla Serie B, ma il primo punto è stato un festeggiamento esaltante, soprattutto contro il Milan, che è una squadra di alto livello, che in quel periodo era allenata dall'attuale mister del Napoli, Gennaro Gattuso. Sì, Anche festeggiato. pensi che io ero in Francia, ero a Parigi, ospite appunto del mio amico della Valle, che festeggiavamo il compleanno della moglie, e ha invitato noi amici più indie, eravamo una decina, a Parigi. A un certo punto i miei amici mi hanno detto, di Benevento, faceva delle e scoprì che a Parigi o dovunque, sulla televisione francese, c'era questo gol del portiere che è arrivato all'ultimo minuto, quasi all'ultimo secondo, e faceva il gol e quindi per noi fu diciamo, un momento eccezionale. Devo dire, là c'è stato un dato confortante di quel campionato, che il pubblico e i tifosi del Benevento sono stati eccezionali, cioè riconosciuti da tutti questa loro correttezza.
questo loro incoraggiare la squadra anche quando non è più incoraggiabile, ormai sappiamo che finiamo in B, però è stata una bellissima esperienza. Mi dispiace soltanto se domenica e sabato arriva la Juventus, allora sarebbero stati i ragazzini anche della città, nessuno li può vedere, toccare, incontrare, questo mi dispiace molto per i ragazzi della città, di quelli che sognano, vedono, insomma mi fa piacere, perché il calcio è anche educativo, non è soltanto diseducativo. Ringraziamo il sindaco di Benevento Clemente Pastella per aver risposto a tutte le nostre domande. Buona serata, dottor Mastella. E Grazie anche a voi, grazie. ringraziamo anche i nostri telespettatori per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è sempre qui. Settimana prossima, mercoledì alle ore 21:30 per una nuova puntata de Il Personaggio. Detto ciò, vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.